uomini coltivano 5.000 rose, ma non trovano quello che cercano. E tuttavia quello che cercano può essere trovato in una sola rosa. Oppure in un po' d'acqua. Gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore. Però poi, siccome la solitudine è qualcosa che parte da noi e ritorna al mondo, perché a me piace l'idea che la solitudine sia un qualcosa che ritorni nel mondo in modo nuovo, la differenza la fa la nostra capacità di viverla, che sostanzialmente è quella di accettare l'idea che noi siamo separati dall'altro. Io chiudo le porte, le finestre, metto sbarre e spranghe, che mi serve se il tradimento è qui? Anche se t'accecassi, ciò che i tuoi occhi hanno veduto, i ricordi che hai negli occhi, ti resterebbero sempre nella mente. Se ti strappassi le labbra, queste labbra che hanno baciato, il piacere, il sapore che hanno provato baciando, seguiteresti sempre provando dentro di te, fino a morirne di questo piacere. Lo sai, lo vedi che io ne soffro fino a diventarne pazzo. Io mai prima di te, mai prima che con te. No, ma dimmi un po', prima di sposarti, e come ti stringeva? E così ti stringeva, eh? E fai male! E ti piaceva, eh? E la vita, come te la stringeva la vita? Così? Pazzesco! Aiuto! 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 Sicuramente chi subisce di più è la donna, ma l'elemento più debole e l'elemento più patologico è l'uomo. E le tue paure sono dentro di te, ti appartengono. Come fai a uscire dalle tue paure? Quando queste prendono un sopravvento troppo forte, ti pervadono così tanto che il pensiero diventa, perde la lucidità. Non sei più capace a stare nella... non comprendi più. Fai le cose da matto, quelle che noi vediamo... Quando hai gli eccessi, fai delle cose che non pensano mai, non farebbero mai. Sono persone quindi che devono, quando noi perdiamo una situazione, una relazione, un affetto o semplicemente una situazione, tutto quello che noi avevamo investito in termini di energia nel mondo esterno lo dobbiamo tenere su di noi, dentro di noi, per poter trovare di nuovo un'altra forma espressiva. Ci sono delle persone che non riescono a fare questa operazione perché l'aver perso l'oggetto esterno, che è diventato a quel punto un oggetto interno, è un po' complicato il discorso, me ne rendo conto, diventa un oggetto di persecuzione. Sei tu che mi hai fatto stare male, io sto da solo, è colpa tua. Ma siccome l'altro non c'è più, è dentro la propria testa. E quindi le persone si deprimono perché fanno un dialogo tra soli. Sono gli stalker di loro stessi. Diventano stalker di loro stessi, esattamente. Sei? Sono la volpe. Io cerco degli amici. Io non posso essere tua amica. Non sono addomesticato. Cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto tempo dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Creare dei legami? Certo. Tu, per me, finora, non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altra. Tu sarai per me unico al mondo. E io sarò per te unica al mondo. Quante persone vivono in una sofferenza della quotidianità? E uno conosce le persone vive e poi dicono, come fa ad andare avanti la persona? Perché deve stare così male? Basterebbe così poco cambiare. Ma se uno non ha fatto la strada, non sa che basta così poco. E quindi non capisce che provando a mettersi in gioco, ad accettare, ad abbandonarsi all'ignoto, in modo oculato ovviamente, non buttandosi su al decimo piano, tu puoi scoprire qualcosa di diverso. Per certe persone accettare qualche cosa di diverso è come buttarle giù dal grattacielo.
amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che cosa devo fare? Bisogna essere molto pazienti. In principio tu ti siederai un po' lontano da me. Così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono fonte di malintesi. E questo è solamente uno dei tanti incontri che noi faremo, non è che finisce qui. Questa associazione, che essendo un'associazione culturale, oltre a dedicarsi al teatro, vuole proprio anche affrontare temi sempre con il teatro, perché poi il teatro che cosa fa? Non esprime nient'altro che la quotidianità, la vita. Abbiamo visto Pirandello, uno dei personaggi geniali, secondo me. Infatti abbiamo dimostrato cose che il dottore ha spiegato e il teatro non fa nient'altro che ripetere la quotidianità. Ecco il perché determinati argomenti si prestano con il teatro, invece di fare le solite slide, no? Ci sono dei personaggi veri che mi auguro abbiano espresso delle emozioni, delle sensazioni che aiutano sicuramente a capire meglio e sviscerare le problematiche. Quindi io vi ringrazio, vi do appuntamento per la prossima volta, che non so ancora quando sarà e di cosa sarà, ma sicuramente ci sarà. Grazie mille.